Io invece volevo farti una domanda sul personaggio di Nora. Veronesi è venuto a presentare qui il film a Bari in anteprima e ha raccontato che comunque avete lavorato sul suo personaggio insieme anche per esempio per il taglio di capelli. Non ricordo se sei stata tu a proporre di tagliarti i capelli così o comunque hai accettato questo taglio drastico. Infatti sì. E poi un'altra domanda, sempre sul personaggio, hai detto che sei stata ballerina, quindi anche le scene in cui balli, le proposte tue erano già nel copione. Ok, e per il personaggio di Nora le scene di ballo erano già scritte nel copione? Sì, era tutto già scritto il ruolo, anche il fatto che lei fosse rasata a zero. Era tutto scritto e io ho accettato. Poi non so la versione di Giovanni, perché ogni tanto lo vorrei sentire con le mie ore, ogni tanto ne da uno. Un po' sulle capigliature, insomma, era anche logico visto l'incidente. Era già scritto in sceneggiatura. Ma aveva proposto una protesi, invece tu hai accettato di tagliare i capelli. Sì, ah. Sì. Oddio, non è stata proprio così. Non è stata proprio così. Ha detto no, io la protesi la voglio. Quindi era tagliarsi i capelli o non fare il film, allora gli ho detto vabbè tagliameli. C'era un'altra domanda con la mano alzata lì, aspetti che gli arriva il microfono. Innanzitutto sei molto carina, molto elegante anche quando parli, la tua venuta a Bari. Il ruolo che ti piace di più che hai interpretato è se vorresti fare un ruolo diverso e il regista con il quale vuoi lavorare o se ti trovi ancora meglio con Giovanni o vuoi fare qualche altra cosa, passare dietro la telecamera, grazie. Ti ringrazio per il complimento, grazie. Passare dietro la telecamera... Prematuro forse. No, non ci ho mai pensato. Assolutamente, perché penso che bisogna avere comunque l'istinto di voler fare il regista, no? No, non passare dietro la telecamera no, non mi è mai venuto in mente. E poi il ruolo che mi è piaciuto di più. Devo essere sincera, sono stati tutti belli i ruoli, altrimenti non li avrei fatti, ecco. E poi, dato che li fai un anno per volta, scopri ogni ruolo ti fa crescere sempre di più artisticamente, quindi non li metti mai a confronto. È come se vedessi il tuo percorso artistico. Ok, vediamo che step ho fatto in questo film, quindi lo vedo a lungo andare, non la vedo come questo è il ruolo che vorrei fare, questo è il ruolo che non vorrei fare. E anche un regista. Un regista con cui ti piacerebbe lavorare? È la Scorsese. Ti sembra una buona scelta. David Lynch. è morto allora augurando a Sara Serajoc di lavorare prossimamente con David Lynch e con Martin Scorsese, ci siamo qui questa serie di incontri, grazie.